Ah, quindi ieri il mio Palermo si è scansato. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Bene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video. Come ben sapete, il giorno dopo delle sfide del mio Palermo, delle partite del mio Palermo, faccio il ciò che ne penso della partita. E siamo al quarto episodio, se non sbaglio, perché abbiamo parlato del Napoli, della sfida contro il Crotone, poi della sfida contro l'Atalanta e quest'oggi devo parlarvi della sfida contro la Juve. Nella mini intro ho detto che il mio Palermo si è scansato. Perché? Perché mi sono arrivati tantissimi messaggi appena dopo la partita con scritto: morite figli di puttana, siete delle merde, con noi avete fatto la partita della vita e invece con la Juve vi siete scansati. Ma che cazzo significa? Allora, parto dal presupposto che il Palermo ieri ha giocato a viso aperto, non si è chiuso in difesa come ha fatto contro il Napoli. E questo ci può stare, soprattutto perché la Juve ha subito trovato il vantaggio, quindi è inutile chiuderti dietro. Perché se dopo neanche un quarto d'ora passi in svantaggio, non puoi chiuderti in difesa sperando di non prendere il secondo gol. A cosa cazzo serve? Quindi devi per forza giocare in avanti. Provate a parlare da sportivi, provate a commentare, non scrivendo soltanto che schifo di quali là. Provate a fare un commento da sportivo, da persona che capisce di calcio. Se passi in svantaggio contro la capolista in trasferta, non puoi chiuderti in difesa, se soprattutto ti servono dei punti. Quindi non avrebbe avuto senso mettere l'autobus davanti la porta per non farli segnare ancora. Sarebbe stato inutile. A parte il fatto che la Juve è troppo forte. La Juve ieri ha giocato una partita di allenamento contro il mio Palermo prima della sfida di Champions contro il Porto. E lo dico sinceramente perché alla Juve ho visto fare tanti errori difensivi, proprio giocavano tranquillamente sapendo che il risultato prima o poi veniva fuori. Però non venitemi a dire, come fatto già ieri tramite messaggio, che il Palermo si è scansato, perché non ha senso. Col Napoli non abbiamo fatto la partita della vita, abbiamo soltanto fatto una partita da squadra che si deve salvare. Avevamo segnato il gol del vantaggio e dopo cosa vuoi fare al San Paolo se non chiuderti in difesa? Io non darei la colpa al Palermo, io darei la colpa al Napoli perché il Napoli non è riuscito a segnare. E sapete che sono un amante del calcio, un appassionato di calcio che ama le squadre italiane, che ama vedere le squadre italiane vincere all'estero e che quindi tifa per le squadre italiane. Quindi non venitemi a dire fate schifo quando poi io una settimana dopo vado a fare, 2 settimane dopo vado a fare un video su Napoli Real Madrid facendo comunque le mie congratulazioni, i miei complimenti al Napoli per la prestazione al Bernabeu, nonostante gli errori che ha fatto il Napoli. Ma comunque siamo qui a parlare di Juve-Palermo. Non voglio più dire altro. E quello che penso è che il mio Palermo non si è scansato e non l'ha mai fatto. Il mio Palermo è stata una delle poche squadre, penso una delle uniche forse, a vincere per 3 anni consecutivi contro la Juve in trasferta a Torino, quando c'era ancora il delle Alpi, non quello di Juventus Stadium, perché allo stadium non avevamo ancora neanche segnato un gol. Ma ieri ha segnato Čočev. E mi dispiace per tutti quelli che si sono giocati al 4-0, perché mi sono arrivati tantissimi messaggi. Tutti avevano giocato il 4-0. Čočev ha rovinato la festa a molte persone. Ma comunque, prima di parlare di come è andata la partita, volevo parlare della formazione che non mi è piaciuta tantissimo. Però l'idea di buttare nella mischia Balog, che essendo uno spilungone di 6,47 m, comunque tecnicamente non è male. Stava per segnare addirittura al Juventus Stadium. Poi Asamoah ha fatto una chiusura pazzesca. Il suo tiro doveva angolarlo di più quando l'ha parato Buffon. Però comunque ha fatto una buona prestazione. Non posso lamentarmi, raga. Comunque, un classe 97. Alto 6,47 m, alle sue prime esperienze in campo, perché da titolare non aveva quasi mai giocato, e ha provato a far la partita della vita impegnandosi quasi al massimo per poter dare un buon occhio alle altre squadre. Perché dovete pensare che il Palermo è una squadra che forma talenti, che scopre talenti e li rivende. Quindi quando tu in campo mi metti Sallai e Balog come allenatore, speri anche che un domani una squadra come la Juve può acquistarti quei giocatori, può vederli e se sono forti per poi prenderli. La Juve stava per prendere Quaison nel mercato di gennaio e poi ha deciso di non prenderlo più. Però per farvi capire, quindi il mettere in campo giocatori giovani contro una grande squadra, l'idea non è stata di Lopez, ma secondo me è stata di Zamparini. Ma comunque, fatto sta che Sallai ha giocato malissimo. E purtroppo io vedo un ottimo prospetto per il futuro in Sallai, ma non è ancora del tutto pronto. Continua a fare le solite cose: doppio passo, rientrare, provare a tirare, sperando di segnare un gol della Madonna per poi dire: cazzo, Juve, prendimi, sono troppo forte. Ma non è accaduto questo. Quindi la formazione non mi è piaciuta granché all'inizio, proprio per le scelte. Poi quando è entrato Diamanti si è vista subito la classe, perché Diamanti riesce a fare 2 passaggi in croce, cosa che gli altri giocatori non sanno fare. E quindi poi è arrivato il gol della bandiera, ma niente di che. Comunque, comincia la partita col vantaggio della Juve, la difesa del Palermo che si addormenta come sempre, e
sull'azione della punizione è arrivato il vantaggio di Marchisio. Ottima uscita di Posavec, poi la difesa è stata immobile e per Marchisio è stato tutto semplice insaccare il rete. Poi è arrivata la magia straordinaria, Dobici Riddo, il bambino, la gioia, Paulino Dybala, che ha segnato una punizione straordinaria. A me sinceramente è piaciuta più quella di Bernardeschi, però anche questa, intendo quella in Europa League, ma anche questa è stata magnifica, era perfetta. E ringrazio Dybala per non aver esultato. Questo sta a significare che comunque ha rispetto per i tifosi e per la sua ex maglia. E qua volevo aprire una mini parentesi: a tutti i tifosi palermitani che insultano Dybala, non fate ignoranti anche voi, non vi permettete, lasciatelo stare. È un ragazzo che ha 21 anni, 23 se non sbaglio, 93 dovrebbe avere la mia età, che è stato scoperto dal Palermo, gioca in una grande squadra come la Juve. È giusto secondo me, perché non esulti, poi ditemi cosa ne pensate, per il rispetto, ma non potete... Ho letto dei commenti di alcuni tifosi, pseudo tifosi da tastiera, poi sono quelli che allo stadio non ci vanno mai, con scritto: ma che cazzo fai, ti impegni sul 4-0. È un professionista, il calcio è così. Cioè, a me sembra di leggere commenti di gente che non sa cos'è il pallone. Infatti Facebook diciamo che è una mezza rovina per questo motivo, perché è stata data la libertà di parola a tutti con Facebook. E a volte leggo dei commenti davvero imbarazzanti, ma non parlo soltanto dei tifosi del Palermo, ma anche in generale. Purtroppo l'ignoranza regna sovrana nell'Italia intera. Comunque, dopo la magia di Paulo Dybala, la Juve ha iniziato a fare il suo possesso palla, il suo giro palla, e con le verticalizzazioni dopo ce la metteva nel tranquillamente. Infatti il quarto gol, quello di Dybala, il 4-0, è stata un'azione bellissima. Gol da Niga imbarazzante, davvero. Io penso di non aver mai visto un giocatore che non ci tiene così tanto la maglia, perché sono sincero, per me Golden Eagle voleva andare via lo scorso anno, non l'abbiamo ceduto, voleva andare via a gennaio, non l'abbiamo ceduto, e lui dallo scorso anno, cioè all'inizio stagione, non ne ha azzeccata una. All'andata contro la Juve ha fatto una cazzata, ha regalato il gol alla Juve, che poi la Juve ha vinto con quel gol, ha vinto per 1-0 al Barbera, e non ci siamo scansati neanche lì, capitela. E ieri ha fatto un intervento killer bruttissimo, meritava l'espulsione secondo me tranquillamente, e poi non ne ha azzeccata una. Davvero, seriamente raga, per chi ne capisce di calcio e guarda un difensore come Goldaniga, si farà magari in futuro, andrà in un'altra squadra e tornerà a essere forte, ma se un ragazzo giovane gioca in Serie A e dimostra di non tenere la maglia, di non voler giocare bene perché vuole essere ceduto, secondo me è giusto che vada via il prima possibile. Perché se non intendi più lottare per questi colori, mettiti da parte, non rompere i coglioni, perché a noi tifosi fa male vedere una squadra perdere in questo modo. Comunque Nestorowski l'unico che non si risparmia mai, migliore in campo secondo me anche ieri sera. Mi è piaciuto anche Rispoli, che ha giocato meglio rispetto alle altre partite, però la Juve con i suoi cambi di gioco ha messo in difficoltà il Palermo dal primo al 90° minuto. Ma era normale, ragazzi. Io ho detto spero in un pareggio, ma l'ho sperato più che altro da tifoso. Cosa, cioè, voi, ok? Parlo con i tifosi del Napoli, parlo con i tifosi della Roma, parlo con tutti i tifosi delle altre squadre che ci sono. Quando il Napoli è andato al Bernabeu, pensavate di vincere? Speravate di vincere, come ho detto nel video precedente? No, speravate di limitare i danni per poi giocarvi il passaggio al ritorno. E per noi del Palermo era uguale, speravamo in un pareggio, però... soltanto per la classifica, ma sapevamo che era impossibile andare a vincere lo Juventus Stadium, non c'è riuscito quasi nessuno, quindi perché minchia dovevamo riuscirci noi? Ma come a Napoli, non pensavamo andare a Napoli a vincere ovviamente, però passi in vantaggio e poi ti chiudi sperando che non segnino più. E in quella partita ripeto che per me ha sbagliato Sarri contro il Palermo a far sempre il suo gioco, però rispetto Sarri, rispetto il gioco di Sarri, comunque il Napoli era stato piuttosto sfortunato. Ieri Posavec ha fatto tutto molto bene, ha fatto una buona partita anche se ha preso 4 gol, ma ci può stare, perché comunque erano tutti dei gol imprendibili. Forse sul primo poteva far meglio, ma secondo me era stato molto reattivo già ad uscire su Higuain e poi non poteva fare granché. Mi dispiace tantissimo, ma soprattutto ringrazio tutto lo Juventus Stadium perché ha incoraggiato Posavec, perché a fine partita quasi c'è stato uno scontro orrendo, ho avuto i brividi quando l'ho visto in diretta, c'è stato uno scontro bruttissimo con Goldaniga, ancora tu che rompi la minchia. E ha perso i sensi in campo, e la cosa che gli fa onore a Posavec è che comunque si è rialzato e nonostante avesse perso i sensi ha deciso di continuare in porta. Un portiere sul 4-0 poteva tranquillamente dire non me la sento, fatemi uscire, fa entrare il secondo. Ma lui con onore ha deciso di continuare a lottare per la maglia ed è una cosa che gli fa molto onore. Ma una cosa che fa molto onore invece ai tifosi della Juve è l'applauso che hanno riservato a Posavec appena si è rialzato. È davvero... li ringrazio di cuore perché sinceramente non me lo aspettavo. Prossima settimana al Barbera arriva la Samp,
sarà una gara importantissima per noi. C'è Empoli-Lazio in questa giornata di campionato, dato che l'Empoli deve ancora giocare, ovviamente, perché il Parma ha giocato l'anticipo del venerdì. Sapete già cosa spero io, ovviamente, per provare a riaprire questa lotta salvezza che ormai sembra sempre più raggiungibile. Io comunque continuo a crederci da tifoso, continuo a sperare di vincere questo nostro scudetto, perché battere, riuscire a superare l'Empoli e salvarci per noi sarebbe come vincere uno scudetto. Ma penso che in società non tutti la pensano come noi tifosi, quindi la vedo molto dura. Raga, l'episodio è finito, forse durerà più di 10 minuti questo, perché ho dovuto dire tante cose, non lo so, può durerà più o meno 10 minuti. Lasciatemi un commento qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate della partita. Ovviamente no alle offese, per piacere no alle offese. Criticate se volete il video, ciò che ho detto, criticate, ma senza offendere, perché dialogare senza offendere, secondo me, è la miglior cosa. Comunque, in descrizione trovo tutti i miei social, lasciate un bel pollice in su come sempre per continuare a supportare questo tipo di video. Più tardi dovrebbe uscire Football Manager, dato che ieri è uscita la carriera sul Palermo. Adesso tutto, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale. Io mando un abbraccio enorme, noi ci vediamo più tardi con un prossimo video. E sempre forza Palermo, nel bene e nel male, in Serie A, in Serie B o in Serie C, è uguale.